regione interessata. In primis il messaggio alla base è che questo governo sta continuando ad andare contro i principi democratici del nostro paese, ad andare contro i principi su cui si fonda questo paese, i principi per cui decine di migliaia di partigiani, di italiani e italiane hanno dato la loro vita. Principi che vanno contro una deriva autoritaria di questo governo che continua con le sue politiche nel nostro paese a portare una linea repressiva. Lo vediamo ad esempio col nuovo decreto sicurezza che adesso andrà in approvazione al Senato, un decreto che porta dentro di sé una completa linea autoritaria contro il dissenso. Si vuole annichilire il dissenso, questo l'abbiamo già visto durante il ventennio del fascismo, e noi non ci dimentichiamo la storia. Noi in primis veniamo mandati a scuola per studiare e vogliamo studiare, vogliamo veramente mettere in atto quello che andiamo a fare a scuola, ovvero ricordare i motivi per cui il nostro paese ha avuto bisogno di una costituzione antifascista e democratica, ha avuto bisogno di combattere il fascismo. È ovvio che è molto poco conveniente parlare di quello che sta avvenendo, soprattutto sul suolo italiano. È molto difficile contestualizzare in una narrativa come quella del governo, in cui la crisi climatica non è presente, le inondazioni che sono avvenute in Emilia Romagna, le inondazioni che continuano a venire da tempo, la siccità in Sicilia, che non sono cose che sono presenti da due giorni, sono dinamiche che sono presenti da un sacco di tempo. Però nella narrativa del governo non può rientrare questo tipo di situazioni, perché sennò si prenderebbe proprio la percezione di quanto sia grave la situazione. Davanti ai nostri occhi, lo è da anni, e c'è bisogno di fare effettivamente qualcosa, perché non si fermerà a meno che non ci sia un cambiamento di rotta. Siamo qui per chiedere un'azione finché si può, perché il nostro futuro ci appartiene, è il nostro futuro. Alla terra non appartiene a nessuno, ma se dobbiamo dare un possesso a qualcuno è a noi ragazzi, perché siamo noi coloro che popoleranno questi luoghi. E in seconda cosa, siamo tutti disgustati dalle guerre che stanno distruggendo il mondo e piano piano stanno diffondendo a macchia d'olio. Basta pensare al Medio Oriente, ma anche alla stessa Ucraina, e c'è una grandissima ipocrisia. Nel 2022, appena la Russia ha invaso l'Ucraina, noi occidentali abbiamo condannato le azioni di Putin. Adesso nel 2024, a un anno dalla guerra, un anno all'inizio della guerra in Palestina, che guerra è una grande parola, perché non è una grande parola da usare, anche se effettivamente un attacco in quanto loro non sono altro che, si sta attaccando a un gruppo terroristico che non è la gente di Palestina, e nessuno ha detto niente. È una cosa inaccettabile.